Siamo nati pronti. No, parliamo, abbiamo discusso già tra di noi. Sì, ho voglia. Abbiamo già sclerato. Già sbroccato malissimo, io me ne sto andando. Appena io c'è la trasmissione è fatta, grazie di tutto, è stato un piacere. Appena accendo le telecamere, un macello succede. Sì. Che ci aspetta? Non fate programmi con me perché no, combineremo di tutti i colori. Tu sicuro di tutti i colori. Ma poi se posso giocare e scherzare col maestro, mi diverto. Chi è il maestro? Il maestro è lui. Adesso lo devo mangiare. Il maestro della tua musica, quindi iniziare, grazie. Sì. Sei stata Aurora, sei stata eliminata dalla casa. No, io devo portarmi questo al ristorante. Così a un certo punto inizio a dire avvisiamo la gentile clientela che il locale è in chiusura, grazie, arrivederci. Come mai arriva tutto dopo? Cosa succede? Non avete pagato? Non devi guardare. Ma avete pagato? Non c'è sì. Non guardare la TV. Non guardare la televisione mentre parli, perché è chiaro che parli da. No, mai. Ogni volta lui mi fa pure brutto. Mi dice, oh, guardate. Ma io mi devo guardare. Aurora, ma invece io ti voglio rubare il microfono. Devo dire una cosa al microfono. Devi parlare con il microfono? Con quello. Va. Non è tu oggi. Mi piace, mi piace. Sai cosa si dice nel nostro mondo? Che i colori. No, però va bene perché non d'accordo. E noi va bene. Ma guarda che sono colori anche quelli. Però quello che volevo fare, visto che c'è il maestro della musica e sta per uscire anche il nuovo disco con un chitarrista. No, volevo recitare una cosa se mi fai il sottofondo. Va bene. Sì. Marco, tutto ok? Sì. Adesso. Si può? Sì, dai. Va bene, allora noi ci vediamo. Dico solo una frase. Metto qua un secondo. Scusatemi, posso sedere 2 minuti io che non mi siedo mai? Ascoltiamo. La preghiera. Che poi lo posso dedicare a Marco. A me. Marco, secondo me sei un maestro dei colori della comicità. Vai. E così un giorno, nel fiore della vita, incontrai il nero e arrivò la mia mamma. E incontrai il bianco ed arrivò il mio papà. E così cominciamo la discesa sulla terra per scendere come anime di nuova luce. E toccammo i 4 colori, il rosso del fuoco, il giallo che si perde nella luce dell'aria, il verde della terra e delle acque e della vegetazione e poi infine il blu degli oceani e lì un giorno incontrai te, incontrai la mia anima, quel momento in cui finalmente ho scoperto chi sono e soprattutto ho scoperto quanto è importante colorarsi la vita. Buon color giorno e buon color pomeriggio. Adesso la sagra della Marocca, prego! E poi tu hai la musica. Un po' di casino, un po' di. Io voglio fare uno sketch dopo lo so. Perché è comico. E la Marocca, la Marocca. La Marocca. Posso anche inglesizzare se allora, mi sa che tu stai di là. Buonasera, benvenuti a Consigli per gli Acquisti Show. Questo appuntamento ormai è divenuto imperdibile, naturalmente, qui su Rete 8. Allora, che ve lo dico a fare? Siete stati in tanti anche la scorsa settimana a seguirci. Grazie. E soprattutto lasciatemi veramente poggiare la mano sul cuore e dire grazie al Molise. Abbiamo avuto un ascolto in Molise meraviglioso, per cui, insomma, ormai fratelli, cugini, lo siamo da sempre, però è bene rinnovare sempre questo affetto che ci lega a voi molisani.
abruzzani, abruzzesi in primis, sappiate che oggi parleremo anche di cose che vi sono a cuore, tipo il Gran Sasso, ve la butto lì, e poi parleremo di colori. Ma voi sapete che i colori possono davvero cambiarvi la vita? E ancora andremo a conoscere più da vicino un progetto che riguarda i giovani, li lega all'arte, e vedremo quali eventi suggerisce questo connubio. E infine, che ve lo dico a fa, abbiamo un super ospite che avrete già visto nell'anteprima, che viene a promuovere un suo film, sì, decisamente un suo film, ma tutto questo lo vedremo tra pochissimo insieme, perché Consigli per gli Acquisti Show può cominciare. Eccoci qui, pronti, mamma mia, che begli ospiti, quanta gioventù, ovviamente non mi riferisco a... Cominciamo bene. No, no, ma per dire, veramente sono circondata da giovani, giovincelli. Dai, Marco, se n'è andato Marco Papa. Mi si è offeso il Papa, ma io come fa? È andato dietro le telecamere, non è quello il tuo posto, Marco, mannaggia, mi ho fatto arrabbiare il Papa. Non si dice, non si fa. Chiedo venia, Sua Altezza, Sua Eminenza. No, anche perché voglio dire, siamo tutti nella stessa... Non me lo posso dire, sai che quella frase... No. Se c'è Milo Vallone all'ascolto, che nomineremo un paio di volte questa sera, non posso dire quella frase. Tu lo sai che quella frase, siamo tutti sulla stessa, lui non la può sentire, porta sfiga, dice... Perché c'ha questo, non lo so, questo problema. Sì, lui c'ha Ma uno solo. Sì, no, tanti, ciao, caro Milo, ti vogliamo bene, ti aspettiamo a Consigli per gli Acquisti Show, ma... Adesso vi vado a presentare questo nostro, questi nostri ospiti di questa puntata, che definirei veramente importante, perché faremo il giro tra arte, Abruzzo, e chi più ne ha più ne metta. Io sono contentissima di poter poi dare spazio anche al nostro Alfredo Scogna, che è lì. Ho fatto uno scherzetto ad Andrea Di Fabio in regia, che saluto. Saluto anche il nostro Danilo Cinquino, che questa sera non c'è ma sempre c'è. E dicevo Alfredo Scogna perché oggi avremo la possibilità non solo di sentirlo cantare, ma anche di conoscere la sua ultima produzione letteraria. E poi adesso ritorno compita al mio dovere, parto a presentarvi la nostra Auri Dibi, Aurora Di Benedetto, la nostra disturbatrice ufficiale. Buonasera. Stai bene, sì? Ma potevo stare. I cani? Tutto a posto. Hai chiuso il bagno? Tutte le chiavi. Sì. Papà mi ha comprato le chiavi di tutte le porte. Questo mi rincuora. Almeno non ti vedremo fuggire all'improvviso. Ecco, no. Va bene. Tutto a posto. Salutiamo Riccardo Maione. Ciao Riccardo, tra poco partirò. Buonasera. Da te. Tu sei presidente Crios. Cos'è Crios? Ce lo dirai tra pochissimo. Il tempo di salutare anche Samia, Ilaria Di Donato, progettista e consulente del colore. Ne combineremo di tutti. Di tutti i colori, oggi. Giustamente. Marco Papa, sì. Comico e doppiatore, più comico o più doppiatore? Idraulico anche. Cioè, liquido? Sì, no, assolutamente solido, faccio quello che posso, poi se faccio ridere meglio. Andrea Lolli, guida turistica, ricercatore storia del cinema, che ha portato con sé un libro che tra poco non solo vedremo ma sfoglieremo, perché ci porterà a parlare di cinema e Gran Sasso e quante ce ne racconterà. Alfredo, l'abbiamo salutato, io direi che avete capito quali sono gli ingredienti di questa puntata, che sento già a pelle, ricchissima e imperdibile, per cui mettetevi comodi, state seduti con noi, perché adesso partiamo parlando di giovani, ma non solo ai giovani, perché questo è un progetto che riguarda tutti, anime sensibili ma anche i più cattivi, perché sinceramente hanno da ascoltare quello che andiamo a dire. Vengo da te Riccardo, mi stai guardando con uno sguardo un po' così, ma che sta di questa, di la verità, stavi pensando quello? No. Cosa stavi pensando? Chi me l'ha fatto? Quando finisce? Quando devo parlare? Quando me ne posso andare? Fai la brava, super. No, io sono una disturbatrice. Sì, fai la brava Aurora, non ce la perde la voce per dirgli. No. Allora, caro Riccardo, vogliamo cominciare col dire, tu sei presidente Crios, sì. E che è mai sto Crios? Che è? Allora, io e un mio amico delle superiori, che ci siamo conosciuti facendo il liceo classico a Pescara, Gabriele D'Annunzio, avevamo tutte e due la passione per il cinema, a livello di studi universitari stiamo facendo quello, quindi ci siamo trovati insieme a fare parecchi progetti e per facilitarci diciamo un po' tutto abbiamo detto perché non facciamo un'associazione insieme. E l'abbiamo chiamata Crios perché Crios è il
titano del sud, e quindi è un legame che noi abbiamo con l'Abruzzo in generale, con diciamo il sud del paese, che è molto forte, quindi ci piaceva. Cos'è questo che nome che vi lega al sud, immagino più profondo, perché sì, è vero, anche noi siamo sud, ma siamo abituati a considerarci più centro. Noi abbiamo un legame ultra profondo. Ma i suggerimenti di Marco ma questi me li porti, fammi indietreggiare, perché tu a te te devo tenere d'occhio, già l'ho capito, quando non sai rispondere ci sono gli altri, fanno stasera tra destra e sinistra, no, qua io non trovo pari, messo in difficoltà. Sì, vabbè, a suo modo ha ragione, sì, il buon Marco Papa, a suo modo. Spero non abbiano sentito da casa. L'ultra legame che ci abbiamo noi è veramente profondo con le radici, che sono duramente abruzzesi, posso non dire. Lo guardare, mo ti metto è impossibile non guardarlo, non ci sono cresciuto, diamine, cioè come sei cresciuto, quella cosa che hai detto prima. Sì, allora io ho solo una piccola macchietta nel mio curriculum scolastico, che è una, non era proprio una nota, un'annotazione delle medie, che era diciamo, ho avuto questa annotazione perché mentre la professoressa stava spiegando io mi ritrovavo a guardare contenuti audiovisivi. Capito? Del buon Marco Papa. Capito? Capito? Cioè, ma tu li sfasci da giovane. Capito? Il problema, quello, poi, la colpa di chi è? Di Marco Papa. Certo, ma non è vero. Ma sono le note, loro. Mandatele tutte a lui, a casa, rispediscigliela al mittente. Non si guardano i telefoni durante la... No. State a studiare. No. Capito? Doveva essere... Capito? Di cosa ti macchi? Dovrebbe mettere le avvertenze prima dei video, però. Non guardate pubblico sensibile. Lo fa. Vietato un pubblico sensibile, soprattutto scolastico. Va bene, scherzi a parte, Riccardo, quindi insieme tu e Alessandro avete deciso di associazione, fare questa associazione culturale, per potervi divertire, ma anche... E infatti abbiamo realizzato il progetto proprio più imminente, che sarà il 22 ottobre all'Auditorium Flaiano. È una pista teatrale inedita, però ha con sé anche la danza, la musica dal vivo e la pittura. E abbiamo fatto questo progetto però cioè l'ingresso è gratuito perché c'è una raccolta fondi per... Ma adesso ci arriviamo, si è bruciato tutte le informazioni, basta, hai finito. Questo è, allora stiamo, no aspetta, te riporto all'ordine perché le cose da dire sono tante prima di arrivare all'oggi, perché è vero che siete giovani, siete appena partiti, tra poco ti chiedo anche con quale obiettivo, però abbiamo appena visto la copertina, la locandina, scusami, di un mediometraggio che avete girato. Questo è un film tuo e di Alessandro, che è questo tuo compagno di scuola. Contro il bullismo, mi spendi due parole su questo? Contro non è la parola giusta. Cioè, è a favore del bullismo. Voi no, nemmeno a favore la parola giusta. Bene, viva. Come siamo d'accordo? Chi ha detto totale questa sera? Sono io che ho fatto la sua imitazione, ero d'accordo io, lui no, lui è bravo, è uno scrittore, un regista. Cosa volevi dire, Riccardo? Parole tue, allora, di. Diciamo che la comunicazione che si fa di solito quando si parla di bullismo è cercare, come è la comunicazione che si fa di solito per tante cose, è cercare di incanalare le persone a destra e a sinistra, metterle in un determinato spazio, quindi bullo, bullizzato. Quando invece molte volte le cose non sono proprio così, cioè nel senso, io ho voluto portare, io e Alessandro, che l'abbiamo diretto e l'abbiamo sceneggiato per lo schermo, io ho portato Alessandro questo mio soggetto, gli ho spiegato i miei intenti, quello che volevo comunicare, e insieme l'abbiamo scritto per il cinema. E in realtà quello che volevo comunicare io è che purtroppo l'occasione rende l'uomo ladro quasi sempre, quindi... La domanda è se una persona che viene bullizzata continuamente dalla società, dai suoi amici, dalla sua famiglia, ecco, questa era una cosa importante. Sì. Se ha l'occasione di rifare tutto quello che gli è stato fatto al suo bullo, lo fa o non lo fa? Ti sei dato anche una risposta alla fine del film? Io me la sono data una risposta, però non l'ho data nel film, quindi... Bene. Allora, comunque ci saranno possibilità di vedere le proiezioni, perché so che poi... Sì, abbiamo dopo proiettato la prima... al Palazzo Sirena, poi ci siamo concentrati a getto su quest'altro progetto, ma stiamo già contando per fare altre proiezioni. Quindi... Bene, mi dici anche il titolo, perché per me vediamo per all'inizio favore la locandina. La locandina all'inizio non aveva... Eccolo qua. Non aveva... Allora lo facciamo dire a Marco. Ma io ho studiato greco. Ma come no?
Sì, questo è un rigurgito. Allora, però questo è stato un bel gioco, sì, perché non è greco antico. Quindi, ecco, e quindi non essendo greco antico, pure la mia professoressa di greco, che quando io ho inviato non ha fatto partire le ricerche per capire cosa significasse. All'inizio non c'era scritto nemmeno in Egrixi. Che sta per? Non te lo dico. Quando lo verrai a vedere lo saprai. Anzi, non lo saprai neanche dopo averlo. Quindi niente, così ve la siete inventata. Può essere una parola qualunque che significa qualunque cosa. Va bene, non approfondiamo questo perché abbiamo altro da approfondire. Quello che mi è piaciuto leggere è che, dimmi però che cosa significa poi in termini stretti, che l'obiettivo di questa associazione molto giovane è quella di far parlare ai giovani di sentimenti e potenzialità. Cioè, sentimenti e potenzialità, in che modo li volete sprigionare, li volete così assecondare anche? Tutto è nato perché io e Alessandro ci siamo accorti che sul suolo abruzzese difficilmente le persone della nostra età, cioè nel senso si fa tanto una comunicazione di questo tipo, come facciamo parlare i giovani, diamo spazio ai giovani, però difficilmente hanno il veicolo giusto per farlo, difficilmente ricevono una formazione adeguata per essere loro stessi, che non è una cosa che si può insegnare tra virgolette, è una cosa che puoi solo provare sul campo mentre lo fai, non è come mettere la telecamera, ma avere proprio il sentimento di quando arrivi, apri la scatola della telecamera. Cioè, io ho comprato la mia prima telecamera per fare Ecrixy e è cominciato tutto dal momento che l'ho pagata, ho cominciato a girare Ecrixy. Sono cominciate le rate soprattutto, sì. Quando l'hai comprato. L'ho pagato tutto insieme, tutti i miei risparmi se ne sono andati in telecamera. Però alla fine il nostro obiettivo è quello, cioè tutti quelli che partecipano ai nostri progetti sono comunque ragazzi che stanno sul suolo abruzzese, quindi hanno modo insomma di impiegare il loro tempo in qualcosa di creativo e di artistico e quindi sicuramente salutare. Ma adesso veniamo, eccolo qui, lo stiamo vedendo, questo è il manifesto, la locandina dello spettacolo che è atteso all'Auditorium Flaiano questa domenica 22 ottobre alle 21, Color Me In, leggo che è uno spettacolo poliartistico, mm-hmm. Ci dicevi musica, danza, sì. Focalizzato su cosa? Allora, all'inizio e prima di nascere la storia era nata proprio la volontà di fare un progetto dove ci fossero tutte queste arti insieme. Cioè siamo partiti che volevamo fare un progetto con pittura, recitazione, sì, danza, e quindi ci siamo detti in che modo possiamo unire tutto questo, e poi è arrivata la storia strada facendo. E la storia sostanzialmente è di un pittore e il nostro obiettivo era quello di far vedere come il pittore non solo mette sulla tela i colori ma mette i suoi sentimenti, quindi questi quadri oltre a essere colore sono anche dei sentimenti e prendono vita nella storia. Attraverso poi, la danza, attraverso sì, queste... per la danza abbiamo avuto, cioè ho la fortuna di collaborare con Ballet Academy che si trova a Francavilla. Ci sono due ragazze che svolgono i ruoli delle due protagoniste, che sono Francesca Barberio e Desiree Lonello, che saluto. Salutiamo. Salutiamo pure la coreografa che mi ha dato la possibilità di lavorare con loro, che è Veronica Spinelli. Saluto. Tutte belle ragazze. E c'è anche il corpo di ballo. C'è il corpo di ballo. Sì, allora. Sul corpo di ballo mi sei emozionato, Marco. Le prove. No. No, ti ho visto rimetterti a posto la giacca. Appunto. Abbiamo fatto le prove insieme, ho portato tutti i miei bei giovani attori, è stato un bel... giovani attori, giovane ma ballerini. Come si fa a lavorare sì, in questo ma modo? Ma viva la vita, ma certo. Perché che sì. Perché mi guardi? Guarda, ridi, non c'entro niente. Guarda te, ridi. Guarda Alfredo. Non sorride, sei tu. L'ha detto. Io sono tragico. Non è vero. Oh, mio. Senti, ma è vero che ci avete lavorato un anno a questo spettacolo? Ci state lavorando un anno? No, non è vero. Non è vero. E perché l'avete scritto? No, vabbè, non è vero. Quando ci avete lavorato? No, un anno ci abbiamo lavorato per il mediometraggio. Ah, per questo no, un mese, no. Ma ci avete lavorato. Una settimanella scarsa, al bar, leggermente di più, un'altra. Un anno no.
va bene, niente, una notizia infondata tra le tante che diamo qui a Consigli per gli Acquisti Show, dove mi permetto di ricordare che i protagonisti non sono loro, no, non sono loro che vedete seduti qui nel nostro studio di Rete 8, bensì le opere che hanno in promozione, gli eventi, le performance, i libri, i film e chi più ne ha più ne mette, gli spettacoli. Allora, tornando a questo spettacolo, quindi, che abbiamo detto che ci sarà il 22 ottobre, la cosa importante da dire è che ha uno scopo benefico. Adesso arriviamo al cuore della questione, perché voi i fondi che raccoglierete li darete, li donerete all'associazione Zia Caterina. Tra poco parleremo anche di Zia Caterina, perché sarà presente anche lei, sì, in carne ed ossa. Come siete entrati in contatto con questa associazione? Allora, sono riuscito a entrare in contatto con l'associazione di Zia Caterina, che si chiama Milano 25, per motivi personali, perché un mio parente era in cura al Meyer di Firenze e quindi ha conosciuto questa persona e ho visto da parte della mia famiglia, e io ancora non ho la fortuna di conoscerla proprio di persona, la conoscerò proprio per questo evento, però attraverso la mia famiglia l'ho conosciuta praticamente e ho scoperto che è una pazza come me, quindi ho detto perché non collaborarci, cioè. E allora ricordiamo che Zia Caterina appunto esiste davvero, sarà presente all'evento per raccogliere anche gli applausi che merita, visto l'impegno che mette nell'occuparsi quotidianamente dei malati, dei bambini oncologici, per cui le facciamo anche noi un grandissimo applauso. Come pensate di accoglierla? State preparando? Questa è una sorpresa. Una sorpresa, questo non schioda, un'informazione si sbottona. No, ma quando quanto ho fatto il mediometraggio, mia madre non sapeva niente. Niente. Infatti, ma quando le madri diceva sono sempre le persone, le ultime non a sapeva saperlo, che cosa dire, nessuno sapeva nulla. Non nessuno sapeva nulla. Niente, tu giochi sul mistero, spero ti porti tanta, tanta fortuna. Dopo ti lascerò ricordare nuovamente l'appuntamento. Intanto, adesso andiamo avanti, giusto il tempo di una manciata di consigli per gli acquisti. Avete preso appunti? Questo gingolino che è passato adesso con i numeri di telefono, con il nostro indirizzo mail, servono a tutti voi. Ciascuno di voi che ha qualcosa da promuovere può venire qui, perché questo è Consigli per gli Acquisti. Naturalmente gli acquisti devono essere buoni, oculati e ben selezionati da noi, ed è per questo che andiamo adesso a consigliarvi un film. Sì, un film che non potete perdere, un film che è doppiato da un comico, doppiatore che vado a presentare bene, perché lui è un comico di lungo corso, un personaggio amato in tutto l'Abruzzo, anzi lo hanno persino definito patrimonio dell'Abruzzo, mentre lui si definisce uomo senza tempo. Signori e signori, è Marco Papa. Oh, ma l'hai detto tu, uomo senza tempo, l'hai, sì, detto tu, detto io. Sì, a chi ti faceva gli auguri di compleanno, chi faceva gli auguri di compleanno, io ti seguo, lo vedi, Purtroppo dimentico quello che dico. Che vuoi sapere? Fammi le domande e io ti rispondo. Come stai? Partiamo da lì. Sto bene, per essere un 46enne, insomma. Sì, di primo pelo, diciamo. 64, 46. 64. Mazza, come te li porti bene. Vedi? I 64 sono i nuovi? I nuovi 64, cioè quelli sono, non è che uno... No, perché sai che ormai qualunque età, no? I 30 sono i nuovi 20. Ma che? Quelli so. Le giustificazioni sono... Quanto pesano 64? Io partirei... Allora... Se io mi devo alzare e me ne devo andare, no, me ne vado subito. Tanto no, ma siccome ci arriveremo tutti prima o poi, molto pesa, prima che pesa. Poi. Dipende da come ci arrivi, dai. Oh, ma lo vedi che le risposte giuste le hai. Come ti mantieni, cosa fai. Se mangi sempre con un porco, ci arrivi male. Ma tu sei di buona forchetta? No. No, ti piace mangiare? Ecco perché sei asciutto. Non sono uno che mangia tanto. Mangio 5 volte al giorno. Buono, stuzzichi, quindi non vai d'accordo con Aurora, che... Non lo stuzzico. Infatti sono rimasta un po' sconvolta. Ti sei rimasta male? Sì, no, a me... Allora, parliamoci chiaramente, le cose abruzzesi le mangio arrosticine, ma figurati se non mangio di arrosticine. Il problema è che non è che mi mangio 200 arrosticine. Ecco, quanti arrosticini al massimo sei arrivato a mangiare? 8 arrosticine. Oddio! Cioè, l'ho battuto pure io.
No, guarda, Aurora si sta tenendo il cuore. Sì, io, questo affronti. Ti giuro, mi sento... Un po' di fegato vicino? Ma certo. Allora arrivi a 10. Una decina sì, tra tutte e due sì. Sì, a 10 ci arrivo. 10 va bene. Poi aspetta, però bisogna anche dire che uno deve mangiare solo quelli. Senza pane. Se ci mangi il pane, non arrivi manco a 8. Con l'olio, peperoncino, un po' di prosciutto e pecorino, un po' di vino. Madò, mi sta esagerato. Tornando fa. Capito, è proprio l'ora, cioè. Vabbè, niente, abbiamo conosciuto un lato nascosto di Marco Papa che mai avremmo immaginato. Non è stato mai un mangione. Mai un mangione, bada a te, però un pochino questa cosa te la invidio. Io qua una fisarmonica, un continuo proprio. Ti allarghi e ti stringi come se nulla fosse, ma l'Abruzzo è terribile sotto sto profilo. Ma veniamo al dunque, però. Sì. Non sei certo qui per dirci quanti arrosticini. Io non so perché sono qui, questo. Guarda, te lo faccio dire da te. Sono fidanzata. Sto per sposare Carl. Amo Carl. E a me che me ne frega, sa. Mi ti devo imbrosciuttare. Mica me ti tengo da sposare. Il pezzo non c'è sopra il film. Ah, no, è un... No, è un pezzo che ho messo io in più per reclamizzare il Teatro di Sulmona. Jack la trivella d'Adriatico, che non c'entra niente chiaramente col film Titanic, che è chiaramente una tragedia successa, ma il film Titanic mi è servito come per poter traghettare questa storia, che è completamente differente dalla storia del Titanic. Ecco, io tra poco ti chiederò allora che storia narra questo. No, però tra poco, sì, perché tra poco. Prima voglio sapere una cosa, sì, visto sì. Che leggo che sono 12 anni che non tornavi al Teatro Caniglia di Sulmona, sì. Ma veramente non ci torni da 12 anni? E cos'è che ha fatto colare finalmente sta campana, come si allora, dice? Allora, il discorso non è che non torno da 12 anni, sono 14 anni, perché ho fatto bene 14. I conti dal 2008. Non siamo tornati più al Caniglia perché nel 2009 eravamo all'Aquila, al Teatro dell'Aquila, il 15 di marzo, dopo esattamente 20 giorni è venuto giù il teatro con tutta la tragedia che conosciamo e non c'è stata più la possibilità dal 2012 in poi di andare nella Valle Peligna, andare all'Aquila, perché all'Aquila il teatro non c'era più. Adesso stiamo ripetendo un attimo come fare. Lunedì mi sono incontrato appunto con l'assessore, con Ersilia Lancia, l'assessore al turismo e allo spettacolo dell'Aquila, per poter portare, finalmente riportare lo spettacolo all'Aquila. Sulmona l'abbiamo ripresa nuovamente perché dovevamo tornare nel 2019, però poi c'è stata la pandemia e per 3 anni siamo rimasti fermi. Sono ripartito il 2023 con Chieti, Teramo e Pescara. Tutti sold out, sì. È stata una bella cosa perché non mi aspettavo neanch'io però Chieti e Teramo con Bastardi con la stessa, con l'altro sì. Film è uno spettacolo diverso. Invece quello del Teatro Caniglia sarà lo spettacolo chiaramente diverso ancora, perché chiaramente io faccio uno spettacolo prima e poi c'è il film. Okay. Quindi la gente non viene a vedere soltanto il film fine a se stesso, anche perché poi basterebbe anche una qualsiasi sala cinematografica. Io scelgo il teatro proprio perché viviamo. E cosa dobbiamo l'aria. Aspettarci? Allora, intanto ricordiamo 24 novembre alle 21, affrettatevi ad acquistare su Ciao Ticket il vostro biglietto. Sì. Dicevo, cosa dobbiamo aspettarci? Allora, sinceramente non lo so neanche io, perché molto ad esempio a Pescara, al Teatro d'Annunzio, io sono entrato con un personaggio, ma... E sei uscito Milo, con un... No, Milo ti può testimoniare il tutto. Io sono entrato, ma siccome quando succedono delle cose dietro le quinte, io sto in prima linea, c'erano dei problemi, io sono entrato ugualmente, mi sono dimenticato tutto il copione, tutto, e Milo te lo può confermare, abbiamo improvvisato ed è andata... bene ugualmente. Ma Milo che fa in questo Milo è gioco una, a due? È una
definiamola... Perché hai difficoltà? No, perché a me non piace il termine spalla. Ok. Lavora con me in questa situazione, è prezioso per quanto riguarda l'apporto che dà, e... No, ma perché lui è un'anima seria. Lui è un'anima... Lui è un'anima... No, allora ti sembra che sia un'anima seria. Perché qua, lui deve dare lo stampo del teatrante. Lui ce l'ha sempre. Ce l'ha voce, di default. Ce l'ha di default, esatto. Ce l'ha di default. Però poi in privato so quali sono le corde da toccare. Poi lui si diverte con... Allora, il segreto è comunque divertirsi sul palco. Ed effettivamente... C'è una differenza tra quelli che dicono dai divertiamoci da chi si diverte realmente sul palco. Noi ci divertiamo davvero perché io sul palco l'80% delle volte improvviso. Appunto, stavo per dire, secondo me non fate neanche le prove. No, non la facciamo. No, vi date proprio appuntamento 10 minuti prima. Sì, è così. È così. Perché a me comunque piace molto quello che viene, quello che arriva, l'improvvisazione. Non mi piace il copione, non mi è mai ma bisogna piaciuto. Anche sapere improvvisare. Cioè, sai che insomma noi abbiamo Renzo Arbore, che è un grandissimo improvvisatore. Poi se ne contano 3-4, no? E tu allora, sei uno di quelli. La traccia devi averla. Poi, io ti ripeto, la vedi sul campo. Quando perdi la bussola, ti dimentichi delle battute, cioè la devi inventare. Lì su quello se hai una persona giusta a fianco va bene. Milo è stato. E quindi insomma veramente non si sa dove andrai a parare. No. Però ci sarà questa parte di spettacolo iniziale. Sì. Come si collegherà poi al film? Si collega perché ce la collego io. No, mi traghetto io, quindi. Io sono molto anacronista in quello che faccio. Non è che leggo lo spettacolo al film che poi si mando in programmazione. Lo spettacolo è una cosa, certe volte il film è un'altra, ma certe volte è successo che il personaggio dello spettacolo si legasse per qualche motivo al film. C'era per esempio su Bastardi con la Ste, c'era Brad Pitt che ormai parla lancianese, il doppiatore lancianese. Ed c'è stato l'ingresso di Yakil a dover lanciare, cioè quindi con tanto di armatura, eccetera, eccetera. Quindi in quel caso l'ho collegato. E quindi entrerà forse Jack? Non si sa. No, Jack no, assolutamente no. Jack non entra. Non può entrare. No, perché sennò brucia tutte le battute del film. Ah, beh, certo. Certo, allora ricordiamo Titanic, la vera storia di Jack, la trivella... Dell'Adriatico. Non riesco neanche a finire lui, di... Lui è alla la ricerca... La trivella dell'Adriatico. Sì, perché lui si imbarca... Che cosa fa Jack? Si imbarca su questa nave... Perché insegue la sua adorata Rose e non riesce mai a concludere. Ma è Rose? Sì, è no, Rose. Ho letto Samantha, no? Samantha, cioè, in quel caso ecco, è Samantha. Non è Rose, sì, è Samantha. Samantha non arriva mai al punto giusto, sbaglia cabina e poi alla fine non è il transatlantico che affonda, ma è lui che viene buttato in acqua. Non ce lo spoilerare, se noi ce lo vogliamo. No, non te lo spoilero perché comunque il film cioè, è particolarissimo. Cioè, c'è un montaggio dietro, sembra una stupidaggine, ma per fare un film del genere, per rimontare un film del genere e dargli comunque quel significato, io ci metto un anno per farlo. Certo, immagino. Perché comunque inizio, ma io non so dove vado a parare, non ho la... Perché dipende dalle immagini che trovi, dalla storia che costruisci da quello strada che mi da quello che, perché se cambia una cosa all'inizio deve cambiare per forza alla fine, o se cambia una cosa alla fine deve comunque avere un legame con quello che ho detto all'inizio e quindi vado a cambiare. Riccardo, è un po' andrai, particolare. Immagino, sei già sul Mona il 24 novembre. Non sapevo, però ora conoscendolo sono sicuro 24. Che non come c'è minimo, altro. Come minimo. No, non te lo dice, è una sorpresa. È un mistero. Perché una io lo dico? Coerenza. Coerenza. Fa le sorprese lui. Allora ti sento silenziosa stasera, che mi hai? Allora, davanti a lui io non posso parlare. No. Davanti a lui chi? Davanti a no, te. Cioè mi hai azzittito, ora mi torni tutti i lunedì. No, perché voglio stavo dire. Stavo dicendo dietro le quinte che quando lavoravo a Roma, io per far comprendere l'abruzzese ai miei ragazzi, dicevo voglio Marco Papa, punto. E quindi gli ho fatto vedere degli spezzoni suoi. Ma veramente? Vedi, seriamente? Ma tu Ville, Ville presente sempre. Ma tu sei... Presidente della Regione, come si chiama? Marzi, scusa. Boh, io e te ci conosciamo da un sacco di... Sì, guarda la telecamera giusta. Presidente. Ma
Marsile, puoi chiamare Marsile? Marsile. Sì, vuoi chiamare Marsile adesso? No, lo posso chiamare Marsile. Ah, Marsile, certo. Marsile. Beh, tra di voi. Scusa, tra di noi. Già non mi hanno dato la cittadinanza lancianese. E non si fa. E non si fa. Sei veramente di Lanciano. Ma mo un riconoscimento per... Senti? Ma è vero, l'ambasciatore. Però sei già patrimonio dell'Abruzzo, sono già patrimonio. Poi alle superiori tutti noi invece di studiare per i compiti in classe ci vedevamo pure tutti i trailer pure su YouTube, tutto a memoria, sapevamo tutto. Non ho parole. Sconvolto, no, poco fa anche, mi sono visto qualche settimana fa, sì. Mo si crea un movimento dei professori contro Marco Babbo. No, devono capire, è giusto, come fa lui, cioè si dovrebbe insegnare come fa lui. Cioè proprio tutto dovresti molto... insegnare, mai pensato di insegnare? Ma che cosa? Non lo so, se mi date un cosa va bene, io posso insegnare qualsiasi cosa che sia inerente a quello che bene o male faccio. Beh, puoi insegnare comicità, puoi insegnare doppiaggio. La comicità non si insegna assolutamente. Doppiaggio. Io ho fatto 4 corsi di doppiaggio, purtroppo niente, se non sei un attore. Allora, io non sono un insegnante, non posso insegnare la comicità perché la comicità non si insegna. Neanche il teatro, perché io non ho fatto scuola di teatro. Posso insegnare semplicemente il movimento del corpo sul palco, il resto no, perché non sono... Non ho sei onesto, però, sei onesto. Cioè, ma io non mi metto mica a insegnare una cosa, non senti, sono posso assolutamente... uscire un attimo fuori tema? Perché sfrugoliando... Posso offrire una cosa? No, vabbè, se vuoi ti offriamo pure qualcosa, però adesso io sfrugoliando un pochino sui social, sulle tue pagine, cercando materiale, no? Vedendo un po', vediamo che sta a fa Marco Pama. Ho notato che tu hai un rapporto bellissimo con Panna. Il mio gatto, la mia gatta. Eccola qui. Che rappresenta per te? Ma Panna è un gatto che mi è piovuto a casa, non nel senso che è sceso giù con la pioggia. Mi è stato regalato dal mio tecnico, Luciano D'Amore, che la cui gatta aveva fatto una cucciolata e tra cui è uscito questo gattino nero. Panna. Peloso, che mi ha portato, aveva 3 mesi. Oh. Quindi me ne sono innamorato. Io precedentemente avevo avuto già un beagle, Orazio, per 7 anni che ho amato follemente. E il gatto è un altro animale, proprio un altro mondo. Però se il gatto ti vuole bene, lo si vede e ti dà certe volte anche più del cane. Sembra una stupidaggine, ma è così. Beh, chi ha confidenza con i gatti dice questo, effettivamente. Il gatto si affeziona. Sì, affeziona, è il cuore che deve comunicare con l'animale. E con lei... È così. Da quanto tempo ce l'hai? 6 anni. Ok, tanto quindi, è parte della famiglia. Sì, ma è una bella... Cioè, sarà 20 kg di gatto questo, ma lo vedrete così, ma sono... E detto sottovoce vomita anche pelo sui tappeti. Sì, ma quello l'ha fatto anche il pomeriggio, prima di andare via. Oh mio Dio, ovvio. Ovvio, dice. Cacca pipì, vomito. No, ma quelle le fa dentro al suo... promozione agli animali, direi. Sì, ma è vero, comunque, io nasco come gattara, ho avuto 15 anni dolce nera, gatto nero. E posso veramente dire che i gatti amano tantissimo i loro padroni. Sì, sì. Certo, hanno più verve, comandano loro. Il cane sta là, il gatto fa buonasera, gli dà da mangiare, da posto. Però se stai male, lo sa. È il momento della domanda scomoda, mettetevi comodi, non è una rubrica esistente, l'ho inventata adesso, la sto annunciando come se fosse abitudine, vero? Però ti devo fare una domanda scomoda, se vuoi puoi non rispondere, va bene? Sì. Oh, perché voglio dire, va bene tutto, però insomma bisogna far uscire anche un pochino il fuoco, non lo so se ci riesco. Sì. Allora, sai che i grandi artisti hanno un po' quella zavorra, quel grande successo che si portano dietro tutta la vita, tutti glielo chiedono. Penso Gianni Morandi con Fatti mandare dalla mamma, no? Sai quella roba lì che poi prima o poi bisogna conviverci, però insomma a volte... Pesa. Allora, quando si parla di Marco Papa, automatico nella mente degli abruzzesi
Vincenzo Olivieri e Tiziana Di Tonno, il famoso trio. Siccome dopo di noi, tra l'altro, va in onda il programma di Vincenzo Olivieri, io te la colloco lì la domandina. Sì. Non ne puoi più di questa... di questo... E poi, come siete, in che rapporti siete rimasti voi tre, al di là delle telecamere? Se ne avete di rapporti? Allora, rimasti no, perché non è che ci siamo lasciati, non lavoriamo... non abbiamo deciso poi di avere altri lavori insieme, ma può darsi pure che ci sarà un... Abbiamo fatto il Capodanno insieme a Vincenzo, sì. Quindi può darsi che ci sia un ritorno del trio, ma siamo in ottimi rapporti. Ogni volta, spesso mi sento con Vincenzo per qualsiasi cosa, per stupidaggine anche, quindi cioè, ci divertiamo anche tramite messaggio. Bene. Ma sono 30 anni quasi. No, abbiamo fatto 15 anni di radio insieme, tutti i giorni, e poi 4 anni di televisione, spettacoli. Ma c'è un feeling che da quando avevamo 20 anni. Cacchio. Però sai, a volte poi le cose non vanno come uno vorrebbe. Invece, rassicuriamo tutti. Sì, ma allora i litigi nelle coppie ci sono sempre stati, e noi abbiamo litigato tante volte. Sì. Però lì a un certo punto, ripeto, io faccio sempre vincere lui, ma perché sono proprio io così, perché le cose sono due. Ecco perché o mandi dura. A quel paese, ecco perché dura, ma per forza vincere. Di cose. Vabbè, ma uno deve vincere e l'altro deve cedere. E abbiamo capito la dinamica di questa coppia, però noi facciamo il tifo per il trio, visto mai che vi si riesca a vedere tutte e tre insieme, ma non per altro, perché ognuno di noi ha un momento legato, no? Che strappa un sorriso rispetto a tutto quello che avete fatto, perché tanto avete fatto. Io per esempio ti dico la verità, ogni volta che vi penso al doppiaggio delle pubblicità, soprattutto la lampada Beghel. Quella è mia, l'ho fatta io. Guarda. Ma quella che lega tutti e tre sono i Savoia, il ritorno dei Savoia. Sia una delle cose più esilaranti in assoluto che abbiamo fatto. Tu ridi delle vostre performance? Sì, ma si vede che noi ridiamo proprio sul palco. Ma perché certe volte magari Tiziana se ne usciva con delle cose che... Ma anche lì non avevamo copione, avevamo un canovaccio che seguivamo, perché poi alla fine i tempi li conosci, i tempi dell'uno, i tempi dell'altro lo conosci, sai quando devi fare la battuta l'altro, devi rispettare il tempo dell'altro, poi se magari si accavalla, il momento in cui c'è un accavallamento delle voci, comunque... fa in modo che l'altra ripeta e faccia uscire la battuta, o l'altro ripete e faccia uscire la battuta. Se si vede il ritorno di Savoia, sta su YouTube, comunque, una cosa, secondo me, strepitosa. Vivamente consigliato, così come consigliamo, torniamo a consigliare lo spettacolo e film di Marco Papa, lascio dare a te, attraverso quest'altro spottino che vado a lanciare, così rinfrescare un po' la memoria rispetto a questo appuntamento. Cari amici sconosciuti, oggi nel bosco di Sant'Antonio si sono aperte le prevendite per Titanic, la vera storia di Jack, la trivella dell'Adriatico. Il teatro è quello di Sulmona, il Maria Caniglia. Vi aspetto, perché non voglio sentire più gente che dice «Non ho trovato posto, non ho trovato il biglietto, oddio come si fa». Ciaotickets.com e rivendite abituali. È tutto da Venanzio e da Marco Papa. Ci sentiamo per il 24 novembre al Teatro Maria Caniglia di Sulmona. Beh, ve l'abbiamo detto forte e chiaro, e adesso consigli per gli acquisti. Ci decideremo prima o poi a tenere la telecamera accesa durante la pubblicità, perché non si può narrare quello che accade qui. Ovviamente grandi sorrisi per la presenza del nostro Marco Papa, che te lo dica, fa Marco, io veramente sapevo, conoscevo, come dire, il tuo talento, le tue capacità, so quello che rappresenti per noi abruzzesi, insomma si pensa a Marco Papa, tutti, no? Ci si sente sorridere, ma qui ho scoperto addirittura che mi rasenti il mito, eh? Grato di questo, però non te l'aspettavi? Allora, non è che non me l'aspettavo, cioè sai, quando io un po'
che ti devo dire, quando ti fanno i complimenti un po' non ti vergogni, diventi rosso, cioè, ti emozioni. Non ci si abitua, sì. Non ti abitua. No, no, mai. Ma te quando cammini per strada, per esempio, la cosa più normale che ti dicono... E dai! Non ci vivo, ma è arrivata la rosa. Ah, Enrico! Guardate! No, no, vabbè, no, vabbè. La gente mi ferma, chiaramente, fa piacere, però... Il fatto che comunque mi faccia arrossire è ancora vero, è vero. Vabbè, fai pandan con le poltroncine, vero, quindi qui poltroncine, puoi, sì, qui vero, puoi. Sì. Oggi qui a Consigli per gli Acquisti Show puoi. Ma adesso a proposito di arrossire, colori, vedi quante... Io vedo, no? Se vedo nello schermo, guarda come siamo sgargianti, quanti bei colori. E di questo andiamo a parlare, non dei nostri colori, ma dei colori in generale, perché è il turno della nostra Sami, ancora in preda al jet lag. Mi torni dalla California, vero? Dalla California. Dai colori della California. Ecco, che colori ci sono in California? Un tour drammatico, scherzo. Drammatico. No, è stato molto difficile perché abbiamo toccato tante tappe. Los Angeles, Palm Springs, abbiamo fatto pure l'interno. Pure io faccio tour difficili, Spoltore, sì. Francavilla, Montesilvano. Poi cominciamo quello italiano, Aurora, facciamo Fano, Rimini, Bogna, Torino, Milano. Mi licenzio oggi. Guarda, io parto domani mattina. Beh... Poi apposta. Faccio l'Europa e poi la Corea. Chi vuole venire, benvenuto. Che meraviglia, che meraviglia. Quindi tra un jet lag e l'altro sì. Proviamo a mettere d'accordo quelle due sinapsi che sono sveglie e cerchiamo di far capire cosa sei venuta a promuovere qui a Consigli per gli Acquisti Show. Intanto diciamo che tu sei una vera esperta di colori. Adesso, a parte le chiacchiere, sei tra le principali ricercatrici internazionali nel mondo dei colori. Tra poco ci darai anche una prova pratica che vedrà protagonista la nostra Aurora, che credo avrà non vedo poi... l'ora, vero? Insomma, sì. Vabbè, parleremo guarda, poi di te, dei colori che ti si addicono, però intanto, tra le tante cose, perché ogni volta riassume, dico ogni volta, perché la nostra Sami è stata anche gradita ospite di Rete 8 Matinè, tempi lontani, ormai mi sembrano veramente lontanissimi, era solo ieri, ma ci raccontasti già insomma del tuo ampio mondo relativo ai colori. Io provo a dirla qualche parola, tu sei consulter in cromodiscipline, specializzata in neuromarketing e posizionamento dei colori nel campo visivo, ideatrice del metodo Colors e dei progetti Coloranima e Color Sofia, autrice di quanti libri che ho perso il 34. Conto? Eravamo a 34 così pam pam pam, me l'hai sparato. Sono stati anche tradotti in altre lingue, adesso si moltiplicheranno ancora più velocemente. Bellissimo, bellissimo, ma partiamo un attimo dall'inizio. Tu, il tuo vero nome è Ilaria Di Donato. Sì. Quando è che Ilaria diventa Samia e che cosa significa Samia? Samia significa equilibrio e io divento Samia, penso di esserlo sempre stata, no? Un po' come nei film con Marco, io sono cresciuta a pane e 300. Ecco, quindi siamo anzi, ti posso raccontare una cosa che ti farà sorridere. Nel libro La saggezza dei colori ci sono oltre 300 colori, che tutto è nato dopo il tuo film, dopo il doppiaggio. E quindi Samia significa in realtà equilibrio. Era 300, ragione. Marsiglio, hai capito? Dopo questo... Quante prove gli stiamo a dare? Voglio di più di quello. Dai, insomma. Allora, Samia significa equilibrio, è il vento del deserto e ho preso questo nome dopo un lungo percorso spirituale quando i colori mi hanno salvato la vita. In che e modo? Quindi sono qui. In che modo ti hanno salvato la vita? Allora, sai quando nella vita ti succede un po' di tutto ma i medici non ci capiscono niente perché non sanno cosa sta accadendo e uno dei medici più importanti allora d'Italia, Giovanni Genovesi, mi salvò attraverso il color verde acqua. Lui trovò uno dei rimedi, parliamo del 1999, alla sindrome chimico multipla, quindi a un'intossicazione da metalli pesanti. E io ricordo solo lui che mi mise questa flebo con questa etichetta verde acqua e lui mi disse: questo colore ti salverà la vita. E fece arrivare questo, in realtà poi adesso è di uso comune, il glutatione, ma fece arrivare il glutatione dagli Stati Uniti. E lui fu uno dei primi ricercatori proprio del campo vibrazionale delle frequenze che io ho cominciato a studiare proprio in America e soprattutto per capire perché questo colore mi aveva salvato non solo la sostanza contenuta nella flebo ma poi tutto il lavoro di cromoterapia che ne è seguito.
Quindi un colore mi ha salvato la vita, uno, ma poi ho cominciato a studiarli perché un colore che magari poteva essere giusto per me non poteva esserlo per un'altra persona. Quindi ho cominciato a capire che i colori hanno una risonanza e soprattutto che a un certo punto della vita ogni colore colpisce un organo bersaglio. E quando un colore colpisce il nostro occhio, poi l'amigdala, e diffonde le informazioni, crea un effetto. E ci si può curare anche tramite i colori. E da allora la tua mission è aiutare le persone a scoprire il loro destino con l'uso consapevole dei colori. Che vuol dire? Guarda, anche lì tutto è nato per gioco, per caso o per l'eternità, come dico io. Io ho scritto uno dei libri, si chiama proprio Progetto Senso, Progetto Divino. Questo libro è nato proprio perché molte persone lo chiamano il progetto evolutivo. È nato per capire quali erano i colori delle persone e come aiutarli a stare meglio. Perché quando una persona fa il lavoro che ama, non solo è felice, ma porta colori nel mondo. Anche per disturbare. Se ti piaccio io, ma io l'ho capito sacco, subito. Poi Aurora, piacere, quanto sei bella, non mi capita spesso, sai. Sì, Aurora, no, non ti fanno complimenti estetici? No. Come sì, no? Vabbò, sì, ma io sono abituata più agli haters, capito? No. Quindi, sono un po' abituata più a loro. Quindi, ma questo dicono, succede? Ma quanto sei bella? Cioè, oddio, che è successo? Aurora, poi. Aurora. I colori dell'Aurora. Dire, allora, ma io voglio essere molto pratica, Samia, perché chi ci segue dice che belle parole, tutto bello, ma poi nella vita, fondamentalmente, come posso io migliorare la mia vita attraverso i colori? Nel senso, tu ci stai dicendo che c'è un colore che può aiutare a far star meglio ciascuno di noi e c'è un colore che può disturbare gli altri se noi lo usiamo? Sì? È così? Anzi, è ancora più grave, se vogliamo dirlo in termini, no, come farebbe Marco. È più grave perché tu magari entri nel supermercato, non te ne accorgi, e ci sono questi piccoli colori, ci sono delle tecniche, il neuromarketing, per aumentare, diciamo, il potenziale di acquisto di alcuni prodotti, ma in realtà ti stanno solo veicolando. Invece quando noi abbiamo studiato il metodo che si chiama Colors, Colors in verticale è proprio cliente, obiettivo, livello, organizzazione, ricerca e significato. Quando noi leggiamo Colors in verticale è come se andassimo a capire quale obiettivo vogliamo raggiungere e per questo quale colore ci aiuta. Usare il colore consapevolmente significa scoprire cosa vogliamo fare. E come facciamo a scoprire il nostro colore? Dobbiamo venire facile. Da te? No, no, è facile. Esiste, io ho donato al mondo un software, quindi se entri nel mio sito, samiadeicolori.it, c'è cioè test dei colori e c'è tutta una parte gratuita per il mondo, perché da quando mi hanno salvato la vita volevo che restituire. Ma ti posso fare una domanda? Brava, quando applausi. Noi diciamo il mio colore preferito è, tipo, il mio colore preferito è l'arancione. Ma c'è un motivo per cui un colore preferito? È quello, cioè, certo. No? A livello di cromopsicologia va a scavare nel profondo, quindi o stai cercando una relazione o stai cercando di curare il destino karmico, sì. Oppure ci sono sempre più, diciamo, parti. Stai curando parti. Due cuccioli di gatto. Infatti scherzo. A una hai dato il colore arancione, all'altra il verde. Poi vediamo se corrisponde, perché stai per fare da cavia alla prova pratica. Lo so. Ecco. E poi la cosa bella è che il colore che una persona sceglie, quindi che preferisce, ci parla di lei, ci dice proprio che cosa c'è nel suo mondo, cosa sta per arrivare. Invece la cosa più importante è il colore che si rifiuta, perché quando noi rifiutiamo un colore, che significa? È lì che la vita ci dice campanello di allarme, è lì che tu hai bisogno veramente di qualcosa. Il colore che rifiutiamo è quello di cui abbiamo maggiormente bisogno, cioè nasconde a livello di cromopsicologia, vi faccio esempi pratici, persone con la testa fra le nuvole non riescono ad indossare il marrone. Perché? Perché è un colore che radica, che porta struttura. E a livello la terra. Il colore della terra, se una persona è completamente evanescente. Ma scusami, ma non è collegato al colore della propria pelle anche? Allora, quella perché invece... Perché sai, a volte un colore sbatte, tipo a me il grigio non mi ha fatto niente, però oggettivamente mi sbatte, non mi valorizza.
Allora, e questo è l'altro mondo, perché noi ovviamente dobbiamo capire in quale mondo entriamo. Nelle aziende c'è ovviamente la parte di neuromarketing, nelle persone la parte di cromopsicologia, nell'estetica c'è l'armocromia o l'armonia cromatica. Sì. Quello di cui parli tu mi sbatte, è il colore della pelle con il colore con degli occhi e con... Esatto, però magari quella fai la tinta, è armocromia. Improvvisamente non ti sbatte più. Vero, così funziona. Oppure cambi un po' del trucco, cambi la base. Però quello non è l'odio, giusto? Quello no. È l'accettazione del fatto che ti stona, no? Però dipende, no. Perché lì c'è un piccolo trucco anche lì. Nel libro Armocromia avanzata, che è uscito pochi giorni fa con Diarcos, c'è il colore in tutti i livelli. Quindi parliamo del colore nell'abbigliamento, nel make-up, nell'arredamento, il colore a livello psicologico, il colore che si può meditare, fino a poi vedremo anche la cromopuntura, che io oggi ho portato questi strumenti. E dai, alziamoci, dai, andiamo su questa prova pratica, mettiamoci al centro dello studio. Non si punge però, okay. Adesso lo svegliamo subito. Oh, scusate le spalle, signori, scusate, ma grazie Valeria. Possiamo spostare bene, allora, Aurora? Vieni, visto vieni, che vieni. C'era Aurora, ho portato delle cose incredibili. Incredibili? Già sì. Non ci credo io, guarda, non ci credo. Talmente incredibile. Mi devo sedere lì? Qui, sì. Vieni, vieni. Questo si a me non mi piace niente il bianco, Non allora, le piace il bianco? Grassa. No, però... No, bello, però il bianco. Ho capito, ma dai, su, bellissimo. Come sto tranquilla io, quindi sì. Così. Adesso io non ho il colore che indosso. Visto che Aurora ti facciamo fare delle cose strane. Capirai. Dovresti togliere gli occhiali, okay. Dovresti indossare questa cuffietta. Ti faccio indossare anche tecnicamente il nostro camice, che nel periodo del Covid è stato proprio obbligatorio. Quindi devo togliermi il microfono? No, ma sopra. Mettilo sopra, guarda. Come quando uno si va a mangiare le cozze. Scusatemi se passo dietro. Vai. Ti aiuto. Quindi così, ma devo mettere no. Anche... Anche i capelli. Metti. Vai. Dovevate dirmele queste cose. Ma figurati se te le dovevamo dire. Ma sono qui per questo, per rendermi... Tu sei qui non solo per disturbare, anche per essere disturbata, ricordatelo. Un attimo che devo mettere i capelli. Dove sei più comoda, Samia? Di qua, di là? Ok, allora chiaro che si dispera. La facciamo spaventare subito con la cromopuntura, oppure siamo qui. Tranquilli. Non sono una sorella, portate la devi pungere. Ma deve pungere. Ma che meraviglia, me la deve pungere. Allora, Aurora, se ti siedi e guardi la telecamera centrale, magari può essere una cosa simpatica. Non vedo! Il totale è quello, vedi? Ah, questo, salve. Questo è il totale. Salve, buonasera. Dai, vedo, ovviamente questo ti non deve è... pungere, lo sai. Perché se, questa è tutto cosa disinfettato, non si sa. Tutto. In realtà aiuto. Non ti pungerò. Perché era una finzione. Mentre l'ago puntura è invasiva e quindi va proprio a pungere le persone, la cromopuntura è semplicemente un cristallo che viene poggiato in alcuni punti. Stai siamo seduta, siediti comoda. A me già mi mozzicano i cani tutto il giorno. Mettiti comoda. No, la mettiti una volta tanto, mettiti comoda. Su. Ma guarda che quella poltrona veramente non vero? È male. No, lo vedo, un... lo vedo che... Una rilassatezza. Sembra una lana che è, sto a vendere mozzarelle. Ma me lo potevate di scusami se bianco, ho appena detto il bianco non mi piace, se ci avevi allora se prima non ti facevano i complimenti esterni adesso quell'uno che te l'avrebbe fatto allora sei bellissima adoro l'arancione, hai visto, lo sapevo perché l'ha portato per te. Allora in realtà a livello professionale ora stiamo scherzando, però sia la cuffietta sia diciamo il copriabito che noi facciamo indossare alla persona è una tecnica per far risaltare il colore della sua pelle, il sottotono. Proprio il sottotono, perché guarda, tolgo ancora più i capelli, allora solo sì, più non sì, perché non no, tranquilla. Amica, devo vedere loro. Tecnicamente, sì, quindi allora, dobbiamo fare un'analisi. Il tuo primo piano, per esempio, è quello. Se proprio vogliamo. Ecco. No, è quell'altro, scusa, ho detto una sciocchezza. Ma no, ma sbizzarrisci anche questa. Tu. Venite. Ma sì. Ciao. Ecco. Okay. Saluto anche il mio oculista, ci vediamo un giorno. Anzi, dai ora ci vediamo te lo faccio grossa, per me. Dall'oculista. Ci vedo male che non ti piace il bianco. Ok, guarda lì. Guarda, è ancora più bianco. Ma sono piangiro oggi. Ma è un colore che le dona? No. Questo... Oh, guarda. Ma questo manca i capelli. Ma scusa. Ma guarda. Allora,
quella che sto per giocare adesso. Sì. Vai, divertiti. E facciamo subito l'arancione così si tranquillizza. Oh, grazie. Oh, allora, che cos'è questo gioco che stiamo facendo? In realtà è un gioco serio perché serve per capire quali sono i colori amici. L'armocromia è una delle tecniche di armonizzazione cromatica. Quindi a seconda della persona, dei suoi colori, del colore dei suoi occhi, dei capelli e del sottotono della pelle, si può andare a lavorare su più colori. Quindi che cosa succede? Davanti ad uno specchio vero nella realtà si fanno tutta una serie di prove con tutti i colori e si va a capire a quale stagione appartieni. Ah, un po' ti vedo adesso. Ok. Ma quindi bisogna andare per esempio in un negozio di tessuti, acquistare quei 50 centimetri di ogni tessuto, di ogni colore. In realtà si vendono fortunatamente i kit, noi abbiamo tutti i kit. Si vendono i kit, sì. State troppo avanti. Quindi quello che sto facendo con lei è una tecnica, ovvero io vado a fare drapping, questo che sto facendo, cioè posizionare i colori vicino al viso e capire quali colori sono amici. In realtà l'arancione le dona, Hai visto? L'arancione le dona. E poi si fanno, le parti più tecniche. Ti vedi con questi colori? Ti vedi intanto? Ma un secondo giusto per vedere che sta succedendo, posso mettere l'occhiale? Cioè, tu ormai il microfono niente, poi parla più. Il microfono è sotterrato. Ti faccio parlare al mio se vuoi, guarda, faccio così, quanto è brutto, però rientro, aspetta che... T'ha posto, si sente? Mi dicono che ti senti. Ah, quindi no, perché sto facendo finta che non mi dispiace, ma ti senti. Ah, ok. Sì. Ok, adesso sto ancora meglio, guarda. Oh, che bello. Guarda, e puoi vedere quando i colori ti stanno bene oppure no. Posso vedere? Scusa, Valeria, le fai una foto in queste? Sì. Perché secondo me se la vorrà, non lo so, pubblicare sui suoi tanti miliardi di follower, andranno proprio vedere. Ma lascia perdere, dicono, ma che stavi a vendere sempre la mozzarella di bufala o le ciliegine? Allora, quale ti piace? Intanto. Quale piace a me? Sì. Queste no. E quindi vedi? Ma è facile. Sto facendo proprio quelle che vanno. Perché ne hai messi solo tre? No, in realtà. Lei lo sa. Noi stiamo facendo quelle invadenti. Perché mi hai messo questo vestito? Hai ragione. Ma è bello questo. Hai ragione. Ok, quello che hai visto i tipi di colori. In base alla saturazione si va a capire quali sono i colori che stanno meglio a lei e con quali lei si sente meglio. E quanti problemi ho quindi? Tanti. No. Diciamo che i colori che ti vogliono più bene, i colori che comunque ti sono amici, ti danno, ad esempio, questo tipo di blu, che è un blu elettrico, ti aiuta nella comunicazione. Blu elettrico. Capito, nella comunicazione. Io posso fare le prove... Perché il blu è il colore della comunicazione? Sì, signore e signori. Cioè... c'è un motivo per cui questa tenda a me mi prendeva bene, però vabbè, scusa... Cioè ci sono i colori, che altro ci abbiamo? Ma ne abbiamo tantissimi, sono 108 giallo, i temi. Giallo, il sole, no? Colore dell'allegria, no? Sì. Questo sì, questo però è un arancio, è un giallo che viene chiamato giallo Torino e su di lei sbatte un po'. L'arancio, io sono la Coca-Cola, non si può dire. Con quella bevanda marrone, però il marrone ha detto Vasco Rossi. No. Non lo si può dire. Vedi cosa succede quando si accostano poi i colori? Io adesso sto facendo io non tutte ci sto le capendo molto, però l'importante lei lo è sa. Che lei allora, lo sa. Dobbiamo tacere. Questo è un po' di arlecchinaggio. Sì. Allora, all'inizio il cliente non capisce bene cosa stiamo facendo perché piano piano gli viene spiegato. Non capisce allo ristorante, figurati sì, capisce le colore. Dice, che cosa ho preso? Ma tu mi si dai troppo andiamo, basso. Andiamo a concludere. Qual è il colore secondo te, Samia? Dobbiamo fare la prova con le stagioni, guarda. Riusciamo a farla in un minuto? Sta diventando ridicolaggine pura. Ma va benissimo. No, sembra un mazzo di carte. Vorrei andare a chiudere questa performance per capire. Ma perché non continuare? Anche se mi dispiace doverla dalla settimana prossima. Senti, ma mi resti così fino alla fine della puntata? Ma certo, anche con questi, guarda come sono. Guarda. Samia, io ti chiedo scusa se abbiamo un po' rovinato la sacralità di questo momento. Ma io credo che. Però dobbiamo pungere. Che il pubblico dobbiamo. Ah, quello senz'altro. Io non mando i consigli per gli acquisti se non me la pungi. No, me la devi pungere perché se no io non lo dico. Dai, e se non dico consiglio per gli acquisti qua non parte la pubblicità, quindi drappungila. In realtà questo strumento è un apparecchio elettromedicale e per utilizzarlo sono stata in Svizzera per fare un master. Ma io non sono stata in Svizzera, al massimo sono arrivata a San Giovanni. Sì. Aspetta, allora, può essere che qui la cromobuntura normale, impossibile. Sicuro assurda. Cosa succede dopo che l'hai punta? Che divento una salumiera, questo succede, guardami. Lo sai già in questo.
Cosa scusa, sto facendo cadere tutto. Io ti chiedo scusa. Sì, ma poi mi pugni anche Marco. Dopo, durante la pubblicità, vediamo l'effetto che gli fa. Vediamo l'effetto. Voi restate lì perché poi dopo la pubblicità vediamo l'effetto. Anche Marco. L'effetto che ha fatto a Marco. Ce l'abbiamo sdrammatizzata. Una tecnica di 40 anni. Serissima. Non ce ne vogliamo di distrutta così. No, però Peter Manda ci ucciderebbe. Però capisci che nel momento in cui prendiamo Aurora come simbolo, come carina. Anche adesso bella davvero. Ascolta, sei molto più bella adesso con tutti questi colori. Pensa come stavi prima. Allora, tra poco andiamo, come dici, ma intanto adesso aspetta telecamera, eh? Ok, lì, no, lì, consigli per gli acquisti. E siamo sempre qui a Consigli per gli Acquisti Show, anzi io abbasso un pochino la voce perché datemi un totale Andrea Di Fabio in regia, perché qui c'è Samia dei colori che punge il nostro Marco. Che stai sentendo, Marco? Sto facendo il manicure, ma no. Chi ci ha seguito fino adesso sa che abbiamo parlato, in realtà l'abbiamo buttata un po' in caciara, ma l'argomento è serio, con la nostra Samia di colori che adesso ti sta pungendo. Mi sta pungendo, però non è una puntura. Non è invasiva, no? Adesso sicuramente cambierà colore lui. Cioè. Ah, ha cambiato colore. Sì. No. Samia, no. Ti puoi riaccomodare intanto? Guarda, noi abbiamo veramente... Abbiamo profanato un po' un argomento sacro come quello che andavi a trattare, però attenzione, qui divertiti. Ovviamente accomodati pure, anche se c'è tutto il materiale, magari paura. Valeria, se vuoi provare ad aiutarla... Se poi puoi darla a me, tanto non ho niente. Ecco, darla a lei, tanto guarda, sta ancora come l'hai lasciata. Guarda, ti do tutto, così lo guardi e mi dici se ti piace. Capito? Oddio, guardate la nostra Aurora. Cioè, devo guardare tutti i colori e poi ti devo dire se mi piacciono i colori. Allora, importante da dire, vi richiamo all'ordine, è importante da dire che la nostra Samia, ora al di là del caos che le abbiamo creato intorno su un argomento così serio, è in tour per il mondo, e dico mondo davvero, e toccherà il suo amato Abruzzo. Tu dove sei nata? Io sono nata a Roccascalegna, tanti posti veramente di là. Ci stai sempre, che è pieno di Beh, lei comunque sarà il 3 dicembre a Lanciano per un evento che si intitola Percorsi dell'Anima, e potrete vederla anche ad Avezzano e poi in giro per il mondo, che te lo dico a fare, Milano, Torino, Francoforte, Monaco di Baviera, Corea del Sud, poi Pescara, trovate le differenze, no, a parte gli scherzi, seguitela perché l'argomento è molto più serio di così. Ma adesso restiamo in Abruzzo e andiamo dove? Sul Gran Sasso. Andrea, è il tuo momento. Come hai vissuto questi momenti di Consigli per gli Acquisti Show? Quali pensieri ti hanno affollato la mente? Nessuno. Giusto imbarazzo. Mi piace la giusta risposta. Ma è giusto. Beh, è giusto. Io rappresento adesso in questo momento l'imbarazzo. Ma per forza, se no che ci vieni a fare Consigli per gli Acquisti Show se non a imbarazzarti. Però dicevo, adesso andiamo a zonzo sul Gran Sasso, ma lo facciamo passando dalla porta del cinema. Questa è l'idea venuta ad Andrea Lolli, che ha confezionato un libro intitolato Gran Sasso e Cinema. È una movie map del Gran Sasso d'Italia, edito da Ricerche e Redazioni, ed è giunto la sua seconda edizione. Ecco, qui stiamo vedendo la copertina. Io sul libro e sui luoghi di questo libro lancerei un servizio che non è nostro, ma siccome è stato fatto così bene dal TG1, perché rifarlo noi? Vediamo quello del TG1. Alessandra Barone adesso ci porta nel cuore del Gran Sasso, perfetto palcoscenico di decine di celebri film. Vediamo. Camminare su sentieri di montagna per ritrovarsi in un set cinematografico. Attraversiamo il canyon di Campo Imperatore, nel cuore del Parco del Gran Sasso. Natura selvaggia, perfetta location di decine di film. Questo è un fotogramma preso dal film Iado, o Red Sonja, dove si vede Arnold Schwarzenegger proprio qui al cospetto del canyon dove ci troviamo in questo momento. Da Schwarzenegger a George Clooney, che qui ha girato The American.
tra realtà e immaginazione, trekking sulle orme di attori hollywoodiani. Devi usare l'immaginazione per immaginarti le varie scene del film. C'è un pezzo di cuore che mi ricorda la mia infanzia, è Trinità, e continuavano a chiamarlo Trinità. Dove andiamo? A nord. Perché a nord? Perché ho deciso così. Tra le tappe di questo percorso c'è questa, la famosa slitta di Terence Hill. Salirci sopra è un po' come immergersi nel film. Dal paesaggio come una prateria del West ci spostiamo verso Rocca Calascio, un borgo medievale a 1500 metri di altitudine. Qui Michelle Pfeiffer e Rutger Hauer sono i protagonisti di Lady Hawk. Lì c'è la famosa scena in cui Michelle Pfeiffer cade nel vuoto e si trasforma in falco. L'obiettivo è di avvicinare un pubblico a questi luoghi, a questo territorio, proprio attraverso il cinema. Eccolo qui, detto l'obiettivo, svelato sul finale di questo servizio, quindi avvicinare Andrea le persone all'Abruzzo attraverso il cinema. Questo era un po' lo scopo del tuo libro. Era sì, lo scopo sia del libro che di quell'iniziativa che avete visto nel servizio, che è il cinetracking del Gran Sasso. Abbiamo confezionato insieme a un'altra serie di operatori del territorio, con un contributo iniziale della Fondazione della Cassa di Risparmio dell'Aquila, sempre diciamo nato e tratto dal mio libro, una serie di prodotti turistici esperienziali che avessero come tema conduttore quello della scoperta del territorio attraverso i film che vi sono stati girati. Il successo è stato, come dire, incredibile, ha sorpreso noi per primi, tanto che la prima giornata che abbiamo fatto è venuta proprio, sono stato contattato proprio dalla tua collega Alessandra Barone del TG1 e abbiamo avuto come ospite il TG1, ha avuto una risonanza nazionale ed internazionale, tanto abbiamo avuto insomma richieste da tutto il mondo, sia perché diciamo noi abbiamo la fortuna in Abruzzo, soprattutto sul Gran Sasso, per il film bandiera, che è quello di continuavano a chiamarlo Trinità, sì, certo, che tuttora continua ad essere una delle pellicole più viste al mondo, si contano almeno un 15 milioni di spettatori. È stato insomma un film campione di incassi, tuttora è tra i film più visti al mondo. L'idea, diciamo, non ne vanto l'originalità, nel senso io studio da anni questo tipo di strategie di promozione, esatto, sì, di promozione turistica, che hanno come filo conduttore, come veicolo proprio il cinema o quantomeno i prodotti audiovisivi. È noto a tutti la rinascita del turismo in Sicilia a seguito di Montalbano, Matera si creano i pullman proprio per andare a vedere i luoghi dei set cinematografici. Tra l'altro con la Film Commission, che adesso sembra essere partita, non lo so, però così dicono, potrebbe essere che magari quanto prima questo volume possa diventare un bel tomo tomo cacchio cacchio, come direbbe Totò, anche se già sta vivendo la sua seconda ristampa, in cui sono stati aggiunti quali... Sì, sono stati aggiunti alcuni film, perché la difficoltà poi tra l'altro nell'appunto non avere una struttura che abbia quantomeno negli anni catalogato, insomma avere lo storico delle pellicole che sono state girate in Abruzzo non è facilissimo, in parte si può fare una ricerca di archivio, tanto va con il passaparola, e io diciamo dopo aver ricercato tutti questi film, il libro ha avuto un successo straordinario, tanto che necessitava di una ristampa, e con l'editore abbiamo deciso, dato che erano emersi ulteriori nuovi film, di fare addirittura una seconda edizione, perché alcune cose, quando si è cominciato a riparlare dei film girati sul Gran Sasso, da testimoni oculari nei paesi dell'epoca che avevano fatto comparsi in alcuni film, hanno detto guarda, ci mancava questo film qua. Io sono andato a rivedere questo film e non era scritto da nessunissima parte, ad esempio c'è Yeti, un film del 77, un film di fantascienza del 1977, che mi è stato comunicato al libro uscito, e io sono andato ovviamente poi a verificare, perché poi ritrovare le pellicole insomma non è facilissimo. Hai ritrovato anche i luoghi. Hai ritrovato esattamente i luoghi, diciamo, questo è uno strumento che viene chiamato Movie Map. Sì. Lo mostri il libro, visto che ce l'hai tra le mani, eccolo qua, anche se naturalmente in regia abbiamo agli atti la copertina digitale, però sai, mostrare il libro fisicamente è sempre un altro film. Sì, ha proprio delle mappe che si possono, che aiutano a rintracciare quei luoghi. Esattamente, il lavoro è... Anche un libro digitale proprio... Esattamente, il lavoro è stato svolto... con l'ausilio di strumenti di georeferenziazione e di cartografia come gli strumenti GIS, sì, in modo tale che sono riuscito con un
una perfezione quasi del metro a ritrovare di ogni fotogramma, di ogni film che era stato girato, il punto esatto dove si trovava la cinepresa. Tutto questo è stato ovviamente organizzato, quindi c'è sia una mappa cartacea all'interno del libro che si possono scaricare su dei siti che si trovano all'interno del libro, i file digitali, in modo tale che con gli strumenti di navigazione su smartphone, con qualsiasi dispositivo, certo, si possono andare, certo, a ritrovare esattamente i luoghi, ovviamente avendo il libro alla mano. Dicevo, questo, la Movie Map non è ovviamente certo un'invenzione mia, ma è uno degli strumenti, come dire, di elezione, oltre quello dei movie tour e delle movie app, quindi che permettono, sì, di andare a ritrovare le location. Tanto che, ad esempio, l'ente di promozione del britannico, di incoming turistico britannico, che è Visit Britain, ha come strumento di elezione, quindi lo strumento principale per cui si promuove il Regno Unito e anche la città di Londra all'estero. La città di Londra, ricordiamo, è la città con più turisti al mondo, che ogni volta che lo dico un po' me ne meraviglio, però è così, sì, e utilizza proprio le movie map come strumento di elezione, quindi diciamo uno strumento collaudatissimo all'estero da anni. In Italia ce ne sono pochissimi e questo, come dire, utilizza tecnologie che raramente vengono utilizzate, perché le altre movie map si muovono in genere in ambienti urbani, quindi dove è facile ritrovare i luoghi onde riferimenti. Qua, trovandoci in un ambiente di montagna, quindi con luoghi simili tra di loro, anche se ognuno con le sue caratteristiche, era un po' più difficile. E invece, diciamo, questo ha un supporto tecnico cartografico che permette di ritrovare esattamente, quindi chiaro, cioè chiaro, un catalogo di location. Però io so anche che questo libro è uno scrigno di aneddoti relativi, no, a questi film. Ne cogli uno così, tanto per incuriosirci? Gli aneddoti più divertenti sono sicuramente quelli riferiti al film King David. Io non ho potuto riportare solamente alcuni perché, come dire, successero talmente tante cose rocambolesche durante il set che alcuni erano quasi reati penali anche scriverli. Mamma mia. Sì, qualcuni ce ne sono. No, uno di questi che addirittura, quando mi è stato detto dal location manager del film Così è la vita di Aldo, Giovanni e Giacomo, sì, e addirittura ho sentato, era un mio carissimo amico, quindi non ho messo in dubbio le sue parole, però era talmente incredibile l'episodio, cioè, che... come dire, sono andato a verificare anche sui giornali. Che è successo, Andrea? Non so se vi ricordate la scena, tutte le scene girate sul Gran Sasso riguardano un inseguimento della polizia, dove i protagonisti sono su un'auto della polizia, sì, rubata, sì, e vengono a loro volta inseguiti da una macchina della polizia. In queste scene venivano utilizzati due elicotteri, sempre due elicotteri della polizia. Durante questa scena dell'inseguimento, uno di questi elicotteri ha avuto un'avaria. Quindi mentre c'era la scena, questo elicottero si è abbassato al punto tale che è entrato con un pattino all'interno di una macchina della polizia, quindi ha sfondato in volo la macchina della polizia durante la scena dell'inseguimento, prendendo fuoco, quindi l'elicottero poi è atterrato dietro a queste macchine. Nel frattempo le persone che erano dentro alla macchina hanno abbandonato, tutti l'autista, tutti quanti hanno abbandonato la macchina con le comparse che erano dentro, quindi macchina sfrenata che andava contro l'elicottero in fiamme, quindi si è sfiorata una tragedia. Mamma mia. Le scene, e sono riuscito a ritrovare un trafiletto di Repubblica dove c'è incidente sfiorato durante le riprese del film di Giovanni e Giacomo. Quindi, sì, tutto vero. Senti, ma sono citati tre film, che forse voi non lo sapete, però qui il signor Marco Baba come attore ha girato tre pellicole, sì, tutto saccio. A Corvara. Ma non ci sono lì. Per fortuna, non sul Gran Sasso. Non sul Gran Sasso. Me ne sono guardato bene. Benissimo, allora ricordiamo questo libro che naturalmente, che tra l'altro diciamo che in anteprima lo scorso anno è stato presentato anche al cinema, al Festival di Cinema di Venezia, quindi insomma vi stiamo parlando di un libro che deve far parte assolutamente della biblioteca di casa degli abruzzesi. Facciamo di nuovo rivedere la copertina, eccolo qui, Gran Sasso e cinema, tra l'altro guardate che bella copertina, viene già voglia di sfogliarlo. Grazie Andrea Lolli, grazie davvero e insomma seguiremo perché questa avrà una lunga vita sicuramente con i nuovi film che verranno girati presto in Abruzzo e speriamo sul Gran Sasso. E a proposito di libri, prima di chiudere e salutarvi, c'è un libro che vi devo dire che è uscito, vi voglio, si intitola Tele e Ragnatele ed è un libro che ha come autore il nostro Alfredo Scogna, al quale io oggi in tutto questo caos non ho ancora dato la parola, non abbiamo ancora ascoltato la tua musica, quindi adesso è il tuo momento per cantare, per parlarci del libro, dici tutto Alfredo. Intanto ciao Paola. Ciao, scusaci oggi, siamo stati presi veramente da mille... So che tu sai che sono timido e tutta la puntata ho pensato cosa fare, no? Quindi passavo dal tema del bullismo al tema dei colori e dico
farò questo, farò l'altro, quindi... Tu mi ti devi inserire, tu lo sai che io dopo cioè, mi lascio prendere la mano. Lo farò da piano. Da cosa piano. Partiamo? Dalla canzone e poi Tele Ragnatele, che ci canti? Allora, sono combattuto perché la nostra scrittrice mi ha stimolato, mi ha fatto ricordare una canzone che ho scritto nella mia adolescenza che parla dei colori. Quindi se vuoi faccio questo. Non lo so se lo voglio, ma io ti ascolto. Ho un po' paura, una canzone scritta in adolescenza. No, ma anche perché fa parte dello spettacolo. Ah, Tele Ragnatele, che rappresenta e allora vai. Tele. Quindi allora è un tema... E allora vai, ti ascoltiamo. Ogni volta che intorno a te vedi tanta indifferenza, tanti cuori colorati di tristezza, no, non devi arrenderti perché il tuo sorriso vale di più. Lo so, c'è tanto dolore e allora vai giù, di fronte a te solo un muro che non sai scavalcare più. E anche se i tuoi occhi sono pronti per bagnare il tuo viso, ricorda il tuo sorriso che vale di più. Vale di più che strappa dalla tua mente ciò che appare ai tuoi occhi e inganna il tuo cuore. E come magia tutto il mondo diventa amore, e l'amore della morte fa rifiorire. Vale di più perché come una primavera che ridona i colori al tuo albero che dorme e aspetta solo di svegliarsi per offrire i suoi colori perché ci sia un mondo migliore. Alfredo Scogna, grazie, grazie veramente Alfredo. Allora, caro Alfredo, io farei così, visto che il tempo non è dalla nostra parte, però per chiudere, dacci così un tocco di questo tuo nuovo libro. Il libro è nato perché dopo la mia malattia, anche a me hanno salvato la vita, sono stato intubato e ho perso una corda vocale, non è che ho perso una corda vocale, ce l'ho paralizzata. E quindi per salvarmi da quella situazione, che è stato, l'ho vissuta come un incubo, mi sono detto che posso fare e ho creato uno spettacolo teatrale. Tele Ragnatele, Tele da Ragnatele. Qui il libro. Sì, da questo spettacolo. Quindi è nato prima lo spettacolo e poi sì, il libro. Leggendo, okay. Leggendo degli scritti, qualcuno mi ha chiesto ma non si possono avere questi scritti e alla fine io ho deciso di fare questo. Dai, daccene un assaggio che siamo veramente in chiusura, Alfredo. Oh, il libro è questo, è colore... Sì, l'abbiamo già visto. Celeste, perché io dal nero sono passato al celeste. Alimentiamo le energie invisibili che il mondo cerca di sottrarci, distraendoci. Noi siamo energia di noi stessi. Dobbiamo prepararci per vivere nell'infinito. E più illuminazioni imprigioniamo su questa terra, più saremo pronti nell'aldilà. Dobbiamo essere lontani dal materialismo che incenerisce tutto come la guerra, ma proprio tutto, divorando il futuro. La sete di potere, la sete di avere sempre di più, la sete del benessere ci annienteranno. Siamo anime leggere, incastrate in un corpo che spesso ci porta all'egoismo. Per questo bisogna alimentare l'anima, per rendere il corpo materiale più conforme al proprio servizio. Come un prisma dove arriva la luce che poi dispensa colori. Spesso il nostro corpo invece rende prigionieri i nostri pensieri e diventa nostro carnefice. L'anima
e il corpo hanno un ruolo. Lo capiremo ogni volta che renderemo il nostro corpo un prisma. Grazie Alfredo Scogna, grazie ad Andrea Lolli, Marco Papa, Samia, Ilaria Di Donato, grazie a Riccardo Maione, Aurora Di Benedetto e grazie naturalmente a Valeria Di Berardino, aiuto produzione, grazie ad Andrea Di Fabio, Danilo Cinquino, alla regia, grazie ad Alberto Capo, Francesco Berardinelli alle telecamere, Cristina Donatelli al trucco, grazie ad Albano Paulinelli per la scenografia e un bacio a Maria Gemma Colasante, grazie a tutti voi per averci seguito, a martedì prossimo.